Un abbraccio forte a tutti, ma veramente sentito, perché noi abbiamo bisogno di manifestazioni di affetto, perché ciò che placa l'anima è l'amore che noi riceviamo e che diamo. Il Vangelo di oggi è quello di Matteo, capitolo 25, versetti 31-46. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto ad uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Il Signore ci parla della parusia, cioè il ritorno del Signore. Ma questa volta verrà in compagnia dei suoi angeli nella gloria a riconsegnare al Padre l'umanità. E allora ci sarà il giudizio universale, tutti al cospetto di Dio, per ricevere il premio, se avremo ben vissuto, o il demerito, se avremo vissuto male. Che cosa vuol dirci questo brano? Vuol dirci che se l'uomo fa il bene, entrerà in paradiso. Un bicchiere d'acqua che noi diamo a chi ha sete, questo gesto verrà scritto nel libro della vita. Noi siamo, consistiamo, direbbe Pirandello, nella misura in cui ci doniamo agli altri. E allora avremo un'identità forte, avremo capacità di discernimento, vivremo armoniosamente la nostra vita e saremo felici. Il Signore ci ama a tal punto che
e a tal punto empatico che si identifica con il povero. E se noi di fronte a chi è nel bisogno chiudiamo gli occhi, non saremo approvati dal Signore. Ricordiamoci che un'azione buona fatta ad un altro è per il Signore, appunto perché c'è questa identificazione con tutti. Un'azione sbagliata, che cosa fa? Ci dice che noi non amiamo né quel povero e né il Signore che abita in lui. Ed allora rimangono sconcertati coloro che hanno agito bene e diranno: ma Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato, assetato, in carcere, nudo, eccetera? Ed ecco che il Signore ci rivela una cosa grande: tutto quello che facciamo ad un povero lo facciamo a lui. Tutto quello che non facciamo ad un povero non lo facciamo a lui. E siccome tutti noi amiamo la giustizia, ce l'abbiamo proprio nel DNA il senso della giustizia, e siamo raffinati nel tener conto di chi è giusto e di chi non è giusto. Ed allora ricordiamoci che il Signore, oltre che amore infinito, è giustizia perfetta. Non possiamo, alla fine, quando saremo di là, pretendere ciò che non abbiamo dato. Pensiamo alla vita eterna e non leghiamoci alla terra, perché la vita su questa terra è un secondo. Di là ci saremo sempre, ma vale la pena guadagnare il mondo intero, piacere, ricchezze, potere, e perdere l'anima, cioè non coltivare l'anima, tenerla nella cattiveria, nella malvagità, nel delirio di potere, eccetera. Signore, aiutaci ad essere buoni, ad essere caritatevoli, ad essere misericordiosi, a non giudicare nessuno, perché tu solo sai ciò che è dentro di noi. Tu sai il perché dei nostri comportamenti errati. Tu sai tutto e tu solo puoi giudicarci. Arrivederci.